Oggi parliamo del triste caso del Boeing 737 Max, aeromobile prodotto dall'azienda statunitense Boeing, che dalle ricerche che ho fatto non se ne sente molto parlare su YouTube Italia. E oggi ne parlo nel mio canale perché un bug software misto a errori hardware, in particolare errori dei sensori, ha causato due incidenti mortali. Uno ai danni della compagnia indonesiana Lion Air, che ha causato il decesso di 189 persone tra membri dell'equipaggio e passeggeri, l'altro ai danni della compagnia di bandiera etiope Ethiopian Airlines, con 157 vittime. Un approfondimento di questa storia lo troverete su un documentario Netflix che io ho visto più di un anno fa. E prima di capire le cause dell'incidente, che come vi dicevo coinvolge anche il lato software, dobbiamo fare diversi passi indietro. Come vi dicevo, la Boeing è un'azienda statunitense che opera nel campo aerospaziale, in particolare anche nel campo dell'aviazione civile. Per competere contro Airbus, che sono diciamo i suoi competitor principali in Europa, avevano deciso di fare un nuovo modello di aereo. Tuttavia, un aereo non nasce dal nulla, perché è un complesso sistema che coinvolge anni di lavoro solamente per progettarlo, altri per costruirlo, altri per testarlo e altro tempo per infine certificarlo. Inventare un nuovo tipo di aereo è un enorme investimento per un'azienda. Quindi, i progettisti della Boeing presero il progetto del Boeing 737 Next Generation e lo migliorarono. Un vantaggio che portava a quello di partire da un modello precedente era che non sarebbe stato necessario addestrare i piloti. Ogni modello di aereo che c'è in commercio, quando vengono poi acquistate, cioè i vari aerei vengono acquistati dalle varie compagnie aeree, i piloti devono essere addestrati dall'azienda che li produce, in questo caso la Boeing, e addestrare i piloti ha un costo sia per il committente, quindi la compagnia aerea, che anche per il produttore. E l'aspetto che riguarda l'addestramento dei piloti è cruciale in questa storia. Quindi, per invogliare in qualche modo le compagnie aeree ad acquistare il nuovo futuro modello di aereo Boeing, un punto, diciamo, di vendita importante, se così possiamo dire, sarebbe stato quello che i piloti non avrebbero necessitato di un ulteriore addestramento particolare. Tra i vari cambiamenti che furono apportati in questo nuovo Boeing 737 Max fu quella di mettere dei motori più efficienti, che però risultavano essere più grandi. Quindi hanno dovuto riposizionare i motori sull'ala in una posizione leggermente più avanti e leggermente più in alto. Tuttavia la Boeing era preoccupata di questa modifica, avendo motori più grandi e avendoli messi in una posizione diversa, poteva causare l'aereo quello di puntare verso l'alto. In gergo si dice che l'aereo potesse aumentare l'angolo di attacco. Questo era dovuto al fatto che il riposizionamento dei motori cambiava la distribuzione del peso dell'aeromobile e poteva causare un'inclinazione dell'angolo di attacco verso l'alto. E quindi quando questo accadeva poteva causare delle difficoltà ai piloti nel mantenere l'aereo stabile. Questo perché se un aereo cambia l'angolo d'attacco ed è molto ripido, può andare in stallo. E quando l'aereo va in stallo sono uccelli per diabetici. Saranno cazzi amari! L'angolo di attacco, per farla breve, è l'angolo che si forma tra le ali e la direzione del flusso d'aria, come quello che vedete qua a schermo. Ma se volete sapere più informazioni di cosa sia l'angolo di attacco e anche termini più tecnici che riguardano un aereo, andate a vedere i vari video che ci stanno sul canale di Oneira. A questo problema, i progettisti della Boeing introdussero il sistema MCAS, che sta per Maneuvering Characteristics Augmentation System, ovvero un sistema che aiuta nella correzione delle caratteristiche di stabilizzazione. Il sistema MCAS agiva sullo stabilizzatore dell'aereo. Lo stabilizzatore degli aerei è questa superficie aerodinamica che si trova sulla coda dell'aereo. Di solito è composto da una parte fissa, chiamata appunto stabilizzatore, e da una parte mobile, chiamata equilibratore,
che consente di aggiustare il parcheggio dell'aereo. Quindi permette ai piloti di far cambrare l'aereo, quindi farlo puntare verso l'alto, oppure di farlo picchiare, ovvero farlo puntare verso il basso. In alcuni aeromobili, tra cui ci abbiamo il 737, lo stabilizzatore è anch'esso una parte mobile, che se non ho capito male viene regolato da questi controlli che vede qua a schermo a forma di ruota. Non ho mai pilotato un aereo e non gioco a Flight Simulator da 20 anni. Il sistema MCAS è alla fin fine uno di quei tanti programmi che si trova all'interno del computer di bordo. E come fa a sapere se l'aereo sta cambrando, ovvero sta aumentando il suo angolo di attacco? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo dei problemi che il sistema MCAS del Boeing 737 MAX aveva, perché oggi fortunatamente non ce li ha più, che ha portato, come dicevo in apertura, a 2 incidenti mortali. Mettete like sulla fiducia perché questo video è fantastico, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così da far capire al mirabolante algoritmo di YouTube che i miei video sono stupendi. E quindi proseguiamo con la storia. Dunque, per capire se l'angolo di attacco di un aereo è molto pronunciato, il sistema di bordo utilizza ovviamente dei sensori, che in inglese si chiamano semplicemente Angle of Attack Sensor. Se non ho capito male, il Boeing 737 all'epoca dei fatti ne aveva 2. Ci sta averne uno di riserva. Di solito questi sensori sono posti al di sotto della cabina di pilotaggio e sono fatti da questa aletta molto pronunciata. Il problema è che sono, da quello che ho capito, delicati. Ovviamente, quando dico delicati, non intendo dire che si rompono facilmente, cioè non si spezzano, cioè attenzione. Intendo dire delicati nel tipo di ambiente in cui operano, cioè pensate che queste alette stanno esposte a basse temperature con un aereo che va a 700 km all'ora, se non addirittura più veloce. E gli aerei possono colpire oggetti, paradossalmente come dei palloncini o degli uccelli, ed è una cosa che succede molto frequente. A me è capitato che un volo ritardasse poiché durante l'atterraggio di quell'aereo che noi poi dovevamo imbarcarci, si era verificato quello che loro definiscono un bird strike e ci hanno detto che dovevano controllare tutto l'aereo per vedere se era sicuro per volare. In fondo, credo che tutti noi abbiamo visto il film Indiana Jones e l'ultima crociata. Quindi, il sistema MCAS controllava questi sensori e se capiva che l'angolo di attacco era eccessivo, attivava il trim che abbassava lo stabilizzatore. E questo lo faceva per un periodo massimo di 10 secondi. Ricordiamoci questi 10 secondi perché saranno poi successivamente fondamentali. Il problema di MCAS, ovvero di questo sistema, era che non analizzava la lettura di tutti i sensori. Il bug era proprio questo. Era sufficiente che un solo sensore desse una lettura anomala, ovvero che l'aereo avesse un angolo di attacco pronunciato, per abbassare lo stabilizzatore in maniera del tutto autonoma. E lo abbassava tutto. E quindi qualcuno di voi potrebbe dire, e se il sensore è difettoso o è guasto? Si poteva verificare che l'aereo era bello dritto, tipo sta andando bello dritto, ma MCAS pensava che stava cambrando? Certo, ed è quello che è successo per ben due volte. È successo nel volo 610 di Lion Air, in partenza da Jakarta, che si trova in Indonesia, il 29 ottobre del 2018, alle ore 6:20 ovviamente del fuso orario locale, verso Pangkal Pinang, che si trova sempre in Indonesia. Dopo circa 10 minuti di volo, che ancora si trovavano nei pressi di Jakarta, in particolare al largo della capitale indonesiana, i piloti richiedono l'autorizzazione a rientrare perché avevano capito che c'era qualche problema. Tuttavia, le comunicazioni con la torre di controllo si interruppe. Ci furono 189 morti e 0 sopravvissuti. La stessa sorte accadde 5 mesi dopo al volo 302 di Ethiopian Airlines, in partenza da Addis Ababa il 10 marzo del 2019, alle ore 8:38 in direzione
Nairobi, Kenya. Dopo appena un minuto dal decollo, il primo ufficiale riporta un problema sul controllo di volo. Due minuti dal decollo, il sistema INCAS si attiva, ovvero si attiva da solo. I piloti tendono di mantenere l'aereo stabile, ma MCAS si riattiva, e si riattiva perché, come dicevo poco fa, si attivava solamente per un periodo massimo di 10 secondi. Quindi quando poi si disattivava da solo, perché era passato quel tempo dei 10 secondi e poi c'era una lettura di un angolo di attacco pronunciato, si riattivava per altri 10 secondi. E ovviamente 10 secondi sono un tempo più che sufficiente per far schiantare un aereo che era appena decollato e che ancora doveva prendere quota. Il volo 302 di Ethiopian Airlines si schiantò a circa una quarantina di chilometri da Addis Ababa, in una cittadina che si chiama Bishoftu, che i locali, ovvero le persone che ci abitano, la chiamano Debrezeit. E come faccio a saperlo? Semplice, ci sono stato. C'ero stato per lavoro poco più di un mese prima che questo incidente si verificasse. Immaginate che questa cittadina che nessuno conosce, in cui ero stato per i fatti miei, o meglio per fatti lavorativi, poco più di un mese prima diventa il fulcro della cronaca. Ovviamente negli anni ci furono delle indagini, è ovvio. Furono infatti analizzate le scatole nere dei vari voli e ovviamente quello che accadde all'inizio di tutta questa storia, mentre si svolgevano le indagini, è che la Boeing scaricò tutta la colpa ai piloti. Le famiglie dei piloti dicevano che la Boeing li addestrò ed erano piloti esperti, con tantissime ore di volo alle spalle, e quindi non trovavano giusto che la Boeing scaricasse la colpa a loro. Infatti, poi ci fu la scoperta. La colpa era del sistema MCAS. Questo sistema MCAS non era documentato nei manuali dell'aereo e non era parte di alcun addestramento. Quando si attivò nel caso del volo Lion Air, i piloti non sapevano cosa fare perché non sapevano della sua esistenza. Questo perché il sistema MCAS era considerato dalla Boeing come uno dei tanti sistemi di controllo di volo, quindi pensarono bene che non serviva a specificarlo da nessuna parte. Perché se l'avessero messo nel manuale di volo, non potevano più giustificare il fatto che il loro velivolo non necessitasse di alcun addestramento da parte dei piloti già precedentemente addestrati con modelli simili tipo il 737 Next Gen. Quindi in soldoni era: noi Boeing abbiamo messo questo sistema MCAS perché l'aereo si può impennare da solo, quindi te lo mettiamo per la sicurezza. Però non vi diciamo che ve l'abbiamo messi e quindi non ve lo mettiamo nei manuali perché vogliamo vendervi l'aereo con la clausola che non necessita di ulteriori addestramenti. Dopo il primo incidente, quello con la Lion Air, la Boeing diramò un comunicato dicendo cosa fare nel caso in cui il sistema MCAS si fosse attivato, a parte che nessuno sapeva di cosa si stesse parlando, non l'avevano mai sentito dire perché non spuntava da nessuna parte. Ma comunque, fu detto che nel caso che MCAS, come dicevo, si fosse attivato in maniera, diciamo, erronea, di disattivarlo spegnendo quello che si chiama lo stub trim, che riguarda l'impianto elettrico, attenzione, l'impianto elettrico che controlla appunto lo stabilizzatore. E questo fu quello che fecero i piloti della Ethiopian Airlines, perché il loro incidente accadde 5 mesi dopo di quello degli indonesiani. E allora, se avevano disattivato MCAS, perché si è verificato l'incidente? Perché disattivando l'impianto elettrico che aziona lo stabilizzatore non ha permesso ai piloti stessi di rimetterlo in posizione neutrale. Infatti, lo stabilizzatore, nel caso del volo della Ethiopian Airlines, si trovava nell'ultima posizione impostata da MCAS, che era quello che era tutto abbassato. E quindi loro avevano disattivato, come la Boeing gli aveva detto, l'impianto elettrico, e quindi non potevano più reimpostarlo in una posizione corretta, perché avevano staccato la corrente. E non è questo un errore umano, era un errore delle procedure comunicate dalla Boeing. E infatti la Boeing dice che i piloti delle Ethiopian Airlines non avevano eseguito le procedure correttamente. Ma poi la verità è emersa. In entrambi i casi non ci furono degli errori dei piloti, ma solo una scarsa comunicazione da parte di Boeing su come questo sistema funzionava, su come doveva essere disattivato
correttamente e soprattutto che c'era un bug del software. Bug dato dal fatto che il sistema si affidava alla lettura di un solo sensore, non faceva una controverifica. Tutti ieri i Boeing 737 Max furono lasciati a terra fino a che non furono eseguite ulteriori verifiche, che poi vennero fatte. Il software di MCAS è stato modificato in modo che la sua attivazione utilizzi due o più sensori per quanto riguarda il controllo dell'angolo di attacco. Inoltre, il sistema controlla che se c'è una differenza di letture tra i due sensori dell'angolo di attacco, il sistema MCAS ora viene disattivato e viene segnalato ai piloti. Inoltre, le manovre che adesso MCAS può fare sono più limitate, perché nel caso dei due incidenti, le indagini trovarono che lo stabilizzatore era messo nella posizione nose down completamente, cioè tutto abbassato. Perfetto, pinguino. Questo era tutto quello che c'è da dire dal punto di vista informatico sul tragico caso della Boeing, che a causa di questi incidenti e nel modo in cui anche loro hanno gestito la situazione, ovvero scaricandola ai piloti, ne ha rimessa la sua reputazione. Ma voi potreste pensare, e chi se ne frega? E in effetti c'è pure ragione. Grazie per aver guardato questo video fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.